Bene, continuiamo il nostro giro di confronti con i dirigenti scolastici, primari e secondari, istituti superiori. Bene, è la volta adesso, quest'oggi, della dottoressa Concetta Rito Niro, che è la dirigente scolastica del liceo scientifico, del liceo classico. E che altro ci dica lei? Salve, salve a tutti. Sono il dirigente scolastico dell'Istituto Alfano che comprende il liceo classico e il liceo scientifico con diversi indirizzi, c'è cioè il liceo scientifico tradizionale, il liceo scientifico di scienze applicate e l'indirizzo Quindi un sportivo. bel impegno, insomma, discreto. Abbastanza, quasi 900, quasi 1000 alunni. Insomma, sono bello. Allora, siamo a pochissimi giorni, meno di una settimana dalla prima campanella del nuovo anno scolastico. Dirigente, tutto pronto? Sì, diciamo di sì, si prospetta un anno molto impegnativo, come del resto lo sono stati anche tutti questi anni che ho trascorso qui all'Istituto Alfano. Inizio il mio settimo anno, l'undici, No, anzi il scusi, non corre il 12. rischio della crisi del settimo No, anno, no, no? no, 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 ho appena rinnovato il contratto per La altri battuta tre così mi è anni. venuta. Accoglierò tutti gli alunni delle classi prime all'aula magna Certo, vabbè, come succede in varie del scuole, liceo succede classico. Sì, l'accoglienza. è È un una bella momento cerimonia anche importante questa. per conoscerli, per Certo. accoglierli. Anche perché verranno anche un po' impauriti le prime volte, allora Sì. voglio metterli su a loro agio, insomma, come Sì, fanno sì, tutti sì, del sì, resto. sì, sì. Quindi, allora, questo si aspetta, ma quali novità ci sono sui docenti, ad esempio? La novità di qualche anno a questa parte è l'organico dell'autonomia. In particolare quest'anno entra a regime, l'organico unico, quindi senza più distinzione tra i docenti del liceo scientifico e del liceo classico. Proprio perché si tratta di un istituto unico, a me compete la gestione unitaria dell'istituzione scolastica e praticamente i vari edifici è come se fossero dei plessi, il plesso che accoglie gli alunni del liceo classico è quello di Asia, però ci sono anche le classi del liceo scientifico, ci sono ben quattro classi perché qui nella sede del liceo scientifico in questi ultimi anni siamo cresciuti. Abbiamo si è Incrementato, sì. incrementato, realizzato quattro classi in più e quindi qui non c'era più capienza per loro e quindi quattro classi sono dislocate al liceo classico. Presidente, a livello di strutture, quelle che lei gestisce, c'è qualcosa da sistemare ancora prima No, mi di iniziare? posso ritenere fortunata perché ho appena ultimato i lavori di ristrutturazione al liceo classico. Liceo scientifico era una delle poche scuole che ha il certificato antincendio, adesso l'avrà a breve anche il liceo classico, una struttura tutta nuova, tutte le aule sono dotate di lavagna interattiva, i docenti ho tutte le competenze necessarie per poter realizzare qualsiasi riforma, qualsiasi innovazione, infatti i docenti negli ultimi anni si sono cimentati nella realizzazione di percorsi innovativi e quest'anno, ad esempio, proprio per stimolarli ancora di più, una classe, la seconda F, sarà dotata di tavoli trapezoidali, proprio perché tutto il consiglio di classe ha messo in atto un'attività laboratoriale proprio per realizzare innanzitutto il benessere degli alunni in classe e poi per poter svolgere meglio il L'attività. proprio lavoro. Sì. Senta, Presidente, i rapporti suoi con la sua scuola, quindi con lei, con l'amministrazione comunale, come sono? Vabbè, no, io come istituto superiore ho i rapporti principalmente con la provincia. Ah, questo. E i rapporti sono cordiali, collaborativi, l'unico neo è che i fondi non ci sono, però loro fanno quello che possono col personale che hanno e noi che siamo una scuola abbastanza attiva e fortunatamente i genitori collaborano con noi. Con il famoso contributo volontario riusciamo a realizzare tante cose sopperendo a quelle che sono veramente i compiti dell'ente locale.
Voi avete diversi progetti alternanza scuola-lavoro, come li giudica e ne proporrete di nuovi in Abbiamo, questo anno? sì, allora l'alternanza scuola-lavoro non è più un progetto facoltativo, ma è previsto dalla normativa, anche i licei devono fare 200 ore e ci siamo organizzati, direi bene, abbiamo individuato tutte le competenze che i ragazzi devono conseguire nel triennio. Partecipando a queste 200 ore abbiamo cercato di integrarle all'interno del curriculum della scuola, proprio perché poi dovranno essere valutate queste attività. Anzi, con la riforma dell'esame di Stato, il colloquio inizierà proprio dalle attività di alternanza scuola-lavoro che devono essere frequentate per almeno i tre quarti, Quindi come avviene. sbocchi lavorativi comunque per i Sì, diplomati positivi, insomma. assolutamente. Poi abbiamo i nostri progetti storici, i laboratori teatrali, il laboratorio di storia contemporanea, tutti i corsi di potenziamento che avvieremo a breve. Abbiamo intenzione di continuare il corso di francese per i ragazzi che hanno fatto anche la seconda lingua alle scuole secondarie di primo grado, e anche di attivare quest'anno con una docente di madrelingua un corso di potenziamento per i ragazzi che hanno fatto potenziamento di inglese, oltre a corsi di economia, di diritto. Al liceo classico attiviamo anche un'attività di flessibilità. Diciamo, Sì, no, organigramma, insomma, di questo non ci senso, annoiamo. bene, E cioè. naturalmente abbiamo le certificazioni Trinity, siamo scuola test center per l'SDL, per la patente europea del computer, e adesso ecco, Vabbè, no, non ho ma fatto. comunque abbiamo capito Sì, che sì. veramente è una scuola dove non si perde tempo, insomma. No. Allora, un giudizio suo sull'autonomia? Sull'autonomia Scolastica. scolastica, non è completa naturalmente, è introdotta con il DPR 275 nel 99. A distanza di tutti questi anni era prevista l'autonomia finanziaria e purtroppo non è stata attivata perché dipendiamo ancora, ecco, dagli enti per avere un'autonomia piena, una gestione completa. Senta, Però è una validissima risorsa. presumo che i rapporti diciamo, di confronti vi sentite con gli altri colleghi degli altri istituti, quindi Sì, vi sì, 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 sì. confrontate sotto questo punto di vista, avete un rapporto di Sì, un collaborazione, sì, certo, un tutto, ottimo rapporto ho avuto con modo anch'io di tutti. seguirlo in questi giorni che sto facendo appunto queste Sì, con interviste, tutti i quindi colleghi. le problematiche Sì, si confronta, sì, 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 sì. quindi. Senta, a questo punto possiamo augurarle solamente a lei, ai suoi docenti, ai suoi alunni. Noi avremo modo comunque, come sempre, di seguirvi nelle vostre attività, bellissime, quelle del classico e quelle dello scientifico. Sono Vi state aspetto il il 12 12, ecco, ci dà un all'accoglienza appuntamento alle benissimo. Eh certo, 9:10. ma noi nel limite della nostra possibilità faremo un giro per tutte le scuole e vedremo un po' come è la situazione. Quindi buon anno scolastico a lei, ripeto, a tutti i suoi docenti e ai suoi alunni, e ci vedremo nel corso dell'anno perché comunque, come ha detto lei, non ci annoieremo nemmeno noi a Grazie a voi, ecco, seguirvi. che Vabbè, ci seguite noi in questo è tutte il le nostro nostre compito e noi lo attività. facciamo con Grazie. piacere, come siamo venuti qua oggi, come siamo andati anche dai suoi colleghi. Buon anno, Grazie. Presidente.